Casa Base Immobiliare vende a Torino, via Bricherasio 18, tra Corso Stati Uniti e l'Isola Pedonale. Un bellissimo appartamento completamente ristrutturato di 160 metri quadri. Siamo in uno stabile della fine degli anni 60, con doppio ascensore, molto signorile. Questo appartamento è al secondo piano, abbiamo doppi ingressi e in un'ottica eventuale di divisione è già possibile pensarlo diviso in due unità indipendenti. L'appartamento è composto da un ampio ingresso principale più ingresso secondario, un bel salone doppio con zona conversazione e zona pranzo, quattro camere da letto, due bagni completi più un terzo bagno di servizio. Tantissimi armadi a muro, cabina armadi, posto auto in autorimessa, sotto la casa e cantina. Eccoci qua. Allora, qui siamo nella zona giorno. Questo è l'ingresso da cui sono entrata. Praticamente questa è la parte, diciamo, che rimane aperta ed è in condivisione con tutti. Qui c'è un corridoio dove va nella zona notte principale, quella porta si chiude, e qui abbiamo il secondo corridoio che va nell'altra zona notte dove ci sono, diciamo, la zona dei ragazzi e anche il secondo ingresso che è quello lì, ma lo vediamo dopo. Tornando di qua, vi porto nel salone, guardate che belli pavimenti, bellissime quelle vetrate che danno una bellissima atmosfera e una bella luce. Qui guardate bene gli ingombri perché la cucina è molto grande, non è compresa, ma vi fa capire i volumi e trovo che sia arredato molto bene da, come dire, prendere anche ispirazione. Quindi qui c'è la parte, diciamo, un pochettino di più dedicata al pranzo e di qua la zona divani. Voglio farvi vedere subito dove siamo. Questo è lato est. Vi faccio vedere, questo è il balcone che prende il salone e due camere da letto. Gli alberi che vedete là sono dell'isola pedonale della Crocetta e laggiù c'è Corso Stati Uniti. Torniamo di qua. Vi porto nella zona notte padronale, guardate qui il corridoio com'è bello largo e ha permesso di creare tutte delle armadiate molto capienti qua nella parte esterna. Allora, qui abbiamo il bagno principale con il lavandino, la doccia e la finestra in fondo, vi faccio vedere. Abbiamo un bagnetto ospiti di servizio con solo WC e lavandino, guardate che bello. Una prima camera da letto che, come vi dicevo, esce sul balcone dove siamo andati prima. La camera da letto matrimoniale ha anche una cabina armadi che è qua. Qui c'è una cabina armadi, è profonda tanto quanto la spalletta di questo muro e qui rimane la camera, diciamo, ordinata con comodini, letto e spazio, diciamo, per cassettoni. Vi porto nell'altra zona notte, torniamo di qua. Qui la porta si chiude, quindi si isola completamente. Anche qui c'è una porta che separa, quindi c'è una buona divisione tra zona giorno e, diciamo, le due zone notti. Quindi è anche ideale per creare delle zone per i ragazzi che possono avere un pochino la loro indipendenza. Qui vi porto subito nell'altro bagno, che anche questo è un bagno completo con la sua finestra in fondo. Qui c'è la porta del secondo ingresso, quindi vedete che è proprio una divisione molto razionale. Qui abbiamo una camera da letto che esce sul balcone di servizio affacciato nell'interno cortile. Qui abbiamo la seconda camera da letto e considerate che nel palazzo le cucine sono, negli altri appartamenti le cucine sono da questo lato qua, quindi abbiamo degli scarichi per poterle ripristinare. Per tutte le altre informazioni potete collegarvi al sito dell'agenzia all'indirizzo casabaseimmobiliare.com.